È difficile perché il problema della politica italiana è che negli ultimi decenni è sempre stata molto autoreferenziale all'italiano medio. Non interessa se la Merkel ha preso l'89 piuttosto che il 95, eccetera. Interessa all'italiano oggi ridurre quella forbice di cui si parlava prima, che invece le politiche di questi anni hanno accentuato. Non si può parlare di aumento dell'occupazione, prima lo si metteva tra i parametri di valutazione per gli investimenti, ma inserendo all'interno dei parametri di occupazione anche i voucher. I voucher non sono uno strumento di aumento e dell'occupazione, perché a prescindere dalla professionalità, pagare 7,50 € netti l'ora una persona, non garantendo nemmeno un minimo di continuità lavorativa, non è di certo un aumento dell'occupazione, serve solo ad aumentare quelle percentuali propedeutica a una campagna elettorale, così come l'inflazione purtroppo dipende in parte anche dalla politica monetaria, autonomia monetaria che noi non abbiamo più da quando c'è l'euro. Ci sono tanti fattori. Noi viviamo nella terra della cooperazione. Se oggi anche il servizio pubblico esternalizza tanto per i servizi sociali, i servizi educativi, i servizi sanitari alle cooperative che pur nate dalla nostra Costituzione con le migliori intenzioni, è diventato solamente uno strumento per eludere alcune tutele lavorative e ridurre le retribuzioni dei dipendenti a favore invece di quelli che non dovrebbero essere utili societari, ma nella sostanza lo diventano. Bonaccini stesso si è vantato di avere in Emilia-Romagna la cooperativa più grande d'Europa con 2 milioni e 700 mila soci. Quella è una SPA, chiamiamola col suo nome, non è una cooperativa. La tessera sconto della Coop non rispecchia il principio dell'articolo 45 della Costituzione che ha istituito la cooperazione. Su questi fattori qui bisogna agire per far sì che la forbice si riduca, perché abbiamo piccoli, piccolissimi imprenditori che sono il tessuto economico del nostro paese, che effettivamente si trovano alla stregua di tanti dipendenti. Allo stesso tempo invece abbiamo i grandissimi imprenditori che poi esternalizzano, portano all'estero perché conviene, si paga meno il lavoro.